Di fronte a questa situazione, come dicono tutte le associazioni che si occupano di carcere, penso che si debba intervenire, subito in tempi assolutamente tempestivi per fronteggiare quella che è un'emergenza ormai diventata troppo strutturale. Pur senza che gli italiani ne sentissero il bisogno, soprattutto dopo che il suo splendido portavoce è uscito quest'estate con un video tipo brucia stronza commentando un fantoccio bruciato del Presidente del Consiglio, o ancora inneggiasse a bande armate che picchiano la polizia, Salis rompe il muro del silenzio costano e interviene su un tema lei congeniale, la giustizia, sì, perché è donna che di giustizia se ne intende. E che cosa e quali perle di saggezza regala all'umanità? Basta nuove fattispecie di reato, inaccettabile. Certo, Salis, perché avremmo dovuto introdurre il rave party? Dovevamo lasciare che l'Italia fosse meta di tutti gli spalloni. Basta aumenti di pene? Certo, Salis, perché avremmo dovuto aumentare le pene per chi aggredisce le forze di polizia e le forze dell'ordine in servizio? E poi interviene con un'altra magistrale idea. Basta carcerazione preventiva? Sì, certo, Salis, gli spacciatori dobbiamo lasciarli liberi di spacciare e poi dopo 12 anni magari li condanniamo. O coloro che fanno stalker, i femminicidi, li lasciamo liberi, poi quando finalmente uccideranno la loro donna noi li condanneremo e andremo sulla lapide della moglie a dire abbiamo fatto tutto il possibile. Ma arriva il clou della proposta Salis: arriveremo prima o poi a una società senza carcere. Sì, è il mondo perfetto per le Salis. Così puoi occupare le case altrui senza pena, così puoi girare il mondo con i soldi di papà a sfondare le teste di chi la pensa diversamente da te. Però poi c'è un però, che gli italiani sono persone normali, vogliono che gli spacciatori stanno in carcere, vogliono che i femminicidi non si perpetuino e che vengano arrestati prima, vogliono che chi ruba le case e sfonda le teste finisca in carcere.